Nell'ambito delle aziende e delle organizzazioni, l'empatia è molto importante. In una concezione un po' riduttiva si pensa che l'empatia sia importante, perché così è nel senso comune e nella psicologia popolare, nei rapporti interpersonali. Quindi un ambiente positivo, un ambiente sereno, un ambiente di lavoro che dà tranquillità, sarà un ambiente in cui c'è un tasso di empatia più alto di un ambiente invece in cui abbiamo una forte competitività, forte egocentrismi che quindi non mirano l'obiettivo comune. E tuttavia le grandi trasformazioni nel mondo delle aziende sono dovute anche con l'empatia coi clienti finali, cioè riuscire a soddisfare meglio dei concorrenti i desideri dei clienti finali grazie alla capacità di leggere quello che il cliente finale desidera, le sue emozioni, i suoi desideri, i suoi obiettivi e così via. Questo è un punto interessantissimo e molto delicato, perché mentre nell'uso comune di empatia, l'empatia è quella capacità di cogliere i desideri e le emozioni altrui, qui invece si tratta talvolta di cogliere desideri che l'utente finale potrebbe avere ma che ancora non ha. E quindi questo è interessantissimo, lo studio degli indicatori che ci permettono di prefigurare nuovi servizi e nuovi prodotti individuando desideri che uno ancora non prova ma che a livello latente potrebbe provare.